Allora, in questo video tutorial vediamo come è possibile installare Gestotel, gestionare alberghiero libero ed open source, completamente da zero. Quindi, innanzitutto, dobbiamo installare MySQL, sia server che client. Quindi, apriamo il nostro gestore dei pacchetti. Ricerchiamo MySQL. Ok, installiamo sia il pacchetto client. Queste sono le dipendenze, le selezioniamo, e sia il pacchetto server. Anche qui ci sono delle dipendenze che verranno selezionate. Clicchiamo su Applica. Facciamo Applica. A questo punto si sta scaricando il pacchetto MySQL e poi successivamente verrà installato. C'è un'installazione del software. E qui ci chiede appunto la password di root per la configurazione di MySQL Server. Ricordiamoci questa password perché poi ci verrà richiesta durante la fase di installazione di Gestotel. Quindi inseriamo la password, clicchiamo su avanti, ripetiamo la stessa password. Avanti. Ok, a questo punto sia MySQL Server che il client sono stati installati. Possiamo chiudere la finestra. Ok. Apriamo il nostro browser web. Nel motore di ricerca scriviamo Gestotel. Invio. Allora, questo è il sito di riferimento dove andare a scaricare il gestionale alberghiero. Ok. Volendo è possibile fare una donazione che servirà appunto allo sviluppo del gestionale alberghiero da parte degli sviluppatori e dei programmatori anche nella fase di aggiornamento del software. Per poter scaricare Gestotel esiste la sezione download e si può scaricare il pacchetto in base alla propria distribuzione GNU Linux installata. Allora, in questo caso noi scarichiamo il pacchetto relativo a Ubuntu. Allora, se clicchiamo su Ubuntu, vediamo che esce fuori questa finestra e questa è relativa a un'incompatibilità con il browser Firefox. Quindi noi lo scaricheremo attraverso il terminale. Quindi con il tasto destro del mouse intanto incopiamo l'indirizzo relativo a dove si trova, diciamo, il pacchetto. Poi apriamo il nostro terminale. Scriviamo wget e con il tasto destro del mouse andiamo a incollare l'indirizzo precedentemente copiato e premiamo invio. A questo punto stiamo scaricando il pacchetto. Allora, questo pacchetto lo ritroveremo nella nostra home. Eccolo qui, gestionale hotel. Clicchiamo due volte
in automatico viene aperto il nostro Ubuntu Software Center. Ok, a questo punto clicchiamo su Installa. Inseriamo la nostra password di amministratore del sistema operativo. Vediamo che incomincia l'installazione di GestHotel. Okay. Il nostro gestionale a questo punto è installato. Possiamo chiudere Ubuntu Software Center. Bene, ora apriamo il nostro gestionale alberghiero appena installato. Eccolo qui. Ok, questa è la prima finestra che ci esce fuori e ci chiede di inserire il nome della struttura da creare. Ovviamente GestHotel è multistruttura, nel senso che possiamo nello stesso gestionale gestire più strutture alberghiere. Inseriamo il nome della nostra prima struttura. I caratteri vietati sono indicati. Quindi, in esempio, scriviamo Hotel Salento. Clicchiamo su Salva. Inseriamo l'utente root e la password relativa al database MySQL. Clicchiamo su OK. Ci viene chiesta di scegliere la nostra lingua. Possibile scegliere fra italiano, inglese, francese, spagnolo e tedesco. Salva. Ok. E qui ci chiede di impostare il numero delle camere che vogliamo gestire per l'albergo Hotel Salento. Inseriamo 10. Ok. Questo è un errore dovuto al fatto che manca il driver di collegamento di GestHotel con MySQL. Lo risolviamo andando ad aprire nuovamente il gestore dei pacchetti e scriviamo Gambas, perché GestHotel è stato realizzato con Gambas, e andiamo a ricercare questo pacchetto Gambas gbdbmysql, che è il driver di MySQL per Gambas. Lo installiamo, facciamo applica. A questo punto anche il nostro driver è stato installato. Possiamo chiudere il gestore dei pacchetti. Riapriamo GestHotel. Ci chiede di impostare nuovamente il numero delle camere. Ok. Bene, adesso dobbiamo iniziare a configurare gli utenti che hanno l'accesso al nostro gestionale. Quindi innanzitutto creiamo l'utente amministratore. In questo caso inizialmente abbiamo soltanto come privilegi capo, ossia l'amministratore.
mettiamo la password di amministratore e clicchiamo su salvo utente. A questo punto possiamo creare altri utenti con altri privilegi, quindi di solo lettura o di schiavo. Chiudiamo. Adesso possiamo inserire i dati dell'utente amministratore. Accedi. E questo è il nostro gestionale pronto per essere utilizzato.